Buonasera a tutti dalla guida Slow Wine 2021. Oggi siamo alla Rufina, ringraziamo Cesare Codannunziante per essere in nostra compagnia. Salve Buonasera a Cesare. tutti. L'azienda che andiamo a trovare è l'azienda di Colognole, è un'azienda che ormai opera da diversi decenni nel territorio della Rufina. Cesare, se ci parli un po' di quella che è la storia della tua azienda, che è comunque un'azienda fondamentalmente a conduzione familiare, giusto? Esatto. La storia, diciamo, va abbastanza indietro perché l'azienda fu comprata dal mio bisnonno nel fine dell'Ottocento e da quel momento era stata soprattutto, diciamo, finalizzata alla grande abbondanza di legno e di boschi che c'era. Però i due figli, nonché uno di quali mio nonno, erano molto amanti del vino e iniziarono a piantare più vigneti che via via inizialmente era quasi un po' una passione, poi è diventata invece una vera e propria sviluppo dell'azienda, motore di sviluppo dell'azienda. Tanto che negli anni 30-40 il nome Spalletti era un nome importante nel vino, diciamo in Toscana, in particolare nella Rufina, e negli anni 60 furono tra i primi ad arrivare negli Stati Uniti con il famoso Fiasco, eccetera. Quindi insomma c'è una storia lunga, diciamo, di vino alle nostre spalle. Più recentemente, diciamo, a mia madre, che ha gestito l'azienda fino agli anni 90, si è affiancato prima mio fratello ai primi anni 90 e poi a metà del 2000, nel 2005, mi sono aggiunto anch'io dopo diversi anni di esperienza invece fuori in aziende più grandi, occupandoci più che altro del marketing e della distribuzione. Ok, quindi diciamo principalmente adesso siete te e tuo fratello che vi occupate di questa Esattamente. realtà. Siamo tutti i fratelli sono soci, diciamo, nell'azienda, proprietari, comproprietari dell'azienda, ma chi si occupa poi operativamente giorno dopo giorno siamo mio fratello ed io. Ok, poi diciamo che l'azienda appunto presenta anche la possibilità di pernottare, no? Avete una parte di agriturismo, avete una parte di ristorazione, la produzione dell'olio. Ora diciamo facciamo un focus su quella che è la produzione vitivinicola. Avete qualche professionista di cui vi servite per la consulenza enologica, agronomica? Ovviamente sì, da tanti anni ormai abbiamo un professionista che ci affianca per la parte vigneti, che si chiama Massimo Achilli, e ormai credo mi sembra da circa 20 anni, che segue l'azienda. Con lui abbiamo rifatto praticamente tutti quanti gli impianti, non, quasi tutti, perché lui ci ha affiancato appunto prima dal 2000. E noi avevamo iniziato i rimpianti nel 1995, quindi però tutti gli impianti più importanti fatti dal 2000 in poi, ovviamente c'era la sua consulenza. Li E oltre conosce a bene, lui, insomma. esatto, conosce molto bene la sottozona della Rufina, in particolare i nostri terreni. E dal 2003 abbiamo come enologo Andrea Giovannini. Prima c'era Federico Saderini fino al 2003, fino al 2002, poi al 2003. Abbiamo iniziato la collaborazione con Andrea Giovannini, tecnico molto esperto di Sangiovese, molto discreto, con un naso straordinario, quindi con un palato straordinario, quindi di grande aiuto per anche per tutte le sperimentazioni che abbiamo fatto un po' in cantina, dovute alle selezioni diverse fatte nelle vigne, al progetto di singola vigna, eccetera, che portiamo avanti ormai da tanti anni. Ecco, parlavamo prima, infatti, diciamo nel periodo non collegato di questo, no? Avete dei vigneti un po' sparsi all'interno del territorio dei Chianti Rufina, insomma, sempre vicino all'azienda, ma anche in appezzamenti diversi, e ci parlavi di terreni molto diversi a seconda dell'appezzamento, e questo progetto di cercare di conoscere il meglio possibile le possibilità produttive della propria azienda, vinificando anche parcelle separate. Vedendo l'evoluzione, studiando l'evoluzione, no? Sì, questo credo che sia sempre uno degli obiettivi più interessanti e delle sfide anche più difficili per un produttore di provare a selezionare le vigne isolatamente una dall'altra rispetto a fare degli assemblaggi in cantina. Perché
Le due tecniche ovviamente sono belle, sono interessanti e comportano delle scelte sapienti, diciamo, ma certamente quella della vigna è una sfida perché non permette di cambiare qualcosa in cantina quando si vede che magari ci possono essere alcuni punti di debolezza di un vino. Ma è così, e la vigna lo dà così, uno cerca di raccogliere al momento giusto, selezionando magari i grappoli migliori, cioè facendo un'attenta selezione in vigna, però è quello, ecco, quindi ci si trova con la materia prima di un certo tipo e bisogna ovviamente cercare di trattarla in guanti bianchi per ottenere il massimo risultato. Per questo dico, è un processo lungo questa selezione perché bisogna via via, vigneto per vigneto, farsi un po' di esperienza e vedere cosa danno i vigneti singoli, perché poi quando si va a fare una riserva, che invece è un assemblaggio, ovviamente prendo già, seleziono già in vigna in funzione dell'assemblaggio che voglio fare, quindi e poi quando sono massa vicino a quell'altra inizio a fare l'assemblaggio, che è bellissimo, ecco, è divertente, però forse più facile in un certo senso rispetto a quello di ottimizzare l'uva di una sola vigna. Quindi questo processo aveva iniziato sempre sul suggerimento dell'enologo nel 2004, l'abbiamo fatto nel 2004, nel 2007, nel 2009, 2012, 15, 16, abbiamo via via fatto diverse vigne separatamente per poi ottenere, per poi diciamo decidere che la migliore che c'era per adesso in funzione anche dell'età della vigna era il vigneto di Rogaie che abbiamo selezionato per conto suo in una bottiglia con il marchio Rogaie dal 2015. Ok. Mi dicevi con i territori, appunto, c'è un po' questa differenza anche tra le parti più basse e le parti più alte, no? Si va dall'Argilla al Galestro all'Alberese. Sì, noi abbiamo, diciamo, questo un po' in tutta la Rufina, perché è una valle piuttosto stretta che viene, diciamo, dalle pendici dell'Appennino, quindi ci sono già delle variazioni importanti proprio nella composizione pedologica e anche microclimatica della piccola zona della Rufina. Noi in particolare nella nostra azienda, siccome l'azienda è abbastanza grande, sono circa 700 ettari di azienda, di cui circa diciamo 27 più 15 a vigneto, e poi tanti uliveti, tanti boschi, eccetera. Quindi c'è una variabilità salendo dalla riva del fiume Sieve fino alle pendici del Monte Giovi, che è circa 900 metri d'altezza. Ci sono, diciamo, delle belle escursioni, non soltanto a livello di pedologico e quindi caratteristiche d'argilla più galestrose, meno galestrose, ma anche proprio a livello di pH. Ecco, tendenzialmente i nostri suoli sono leggermente acidi, ma alcuni sono neutri, c'è anche qualche cosa di alcalino, ma leggerissimamente. Quindi questo ovviamente comporta una crescita uno sviluppo della pianta in maniera leggermente diversa, una capacità di resistenza alla siccità, una capacità di concentrazione di certi microelementi piuttosto che di altri, di assorbimento radicale, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che lo studio del vigneto è anche questo, il capire da solo quali sono gli elementi che si risaltano più rispetto ad altri. Ecco, diciamo il vitigno che la fa da padrone, ovviamente nella vostra azienda e nella zona della Rufina non può essere diversamente, è Sangiovese, però avete anche delle piante diverse, no? Cioè, sia del Syrah, dello Chardonnay, per gli amanti del bianco. Esatto, il Sangiovese, come dicevi giustamente, rappresenta la maggior parte delle nostre estensioni di vigneti e abbiamo selezionato negli anni circa 15 cloni, un po' dall'esperienza della sperimentazione del progetto Chianti Classico 2000 fatta nel Chianti Classico, assieme alle selezioni fatte dal professor Scienza all'Università di Milano e di Firenze in collaborazione, e quindi abbiamo scelto una serie di cloni che avevamo individuato come essere possibili migliori interlocutori dei nostri terreni,
E poi però ovviamente dopo questa fase di decisione c'è poi la fase di sperimentazione, perché non è detto affatto che il vitigno che abbiamo pensato, cioè, pardon, il clone che abbiamo pensato essere migliore poi si verifichi tale. Per esempio abbiamo due cloni che, da cui ci aspettiamo risultati straordinari, ma per adesso non ci sono Non stati, hanno non sarebbe hanno troppo fatto. facile, se no. Capito? Ogni volta diciamo, ah, ma qui sicuramente, ma però adesso ancora no. È vero che sono ancora abbastanza giovani i vigneti, è vero che lo stesso clone piantato nella zona più alta invece ha dato un risultato migliore, però ecco appunto, cioè, va un po' poi adattato alla micro situazione del singolo vigneto, quindi che dipende un pochino dalla pH, dipende un pochino dall'esposizione, dipende da tante cose. Quindi a questa fase più importante di selezione dei cloni, e ci sono alcuni che hanno dato risultati molto importanti, abbiamo affiancato anche qualche vitigno, Internazionale. chiamarlo innovativo è dir troppo perché sono vitigni molto conosciuti e molto diffusi, ovvero sia il Merlot, il Syrah e lo Chardonnay. Le Chardonnay avevamo un'esperienza dovuta ai vigneti piantati a mia madre negli anni 70, che avevano dato ottimi risultati, con cui facevamo un vino già all'epoca abbastanza conosciuto, che era il Quattro Chiacchiere. E su quella base lì abbiamo ripiantato nel 2007 un nuovo impianto di Chardonnay, da cui adesso facciamo i due vini, Sinope, Chardonnay e Oltrepoggio, di cui abbiamo parlato prima. Oltre a questo, abbiamo nel 2004 piantato, 2002-2004 abbiamo piantato qualche, più o meno in tutto sarà 1 ettaro di Syrah nei 2 anni, e nel 2005 abbiamo piantato un ettaro e 4 di Merlot. Questi due uvaggi sono andati soprattutto nel nostro Chianti, adesso Chianti Superiore, che c'è una percentuale di soprattutto di Merlot e un pochino di Syrah, e soprattutto nell'IGT, che invece è un IGT dell'asta che nasce proprio come uvaggio dei tre vitigni. Oltre a questo, dal 2016 abbiamo fatto il Syrah in purezza. Il Syrah purtroppo è un vitigno che la cui resa è molto bassa ed è anche Basta. un vitigno molto delicato, quindi non sempre ci permette di fare l'IGT, non sempre ci permette di fare il Syrah in purezza, anzi direi molto raramente. Quindi ecco, diciamo che però è il vigneto più alto, un vigneto molto bello, siamo sicuri che anche in futuro riuscirà a darci ancora dei risultati ancora migliori, però è un vitigno che ci sta dando molta soddisfazione. Molta soddisfazione. Senti, anche in cantina, oltre che in vigna, ci sono vari stili di vinificazione, no? Alla fine usate sia botte grande, magari di più per quello che riguarda Sangiovese, che botte piccola per i vini che lo richiedano. Sono, diciamo, sono più Esatto. contenitori per fare per ogni vino il suo quanto più adatto. Sì, diciamo che soprattutto per i vini tradizionali cerchiamo di utilizzare il Sangiovese nella botte grande, che è un pochettino la sua evoluzione più lineare, diciamo, in cui anche noi abbiamo più consapevolezza e più esperienza. Utilizziamo anche le barrique, soprattutto per i vitigni, diciamo, innovativi, chiamiamoli, insomma, comunque non autoctoni, come il Syrah e Merlot, e anche per lo Chardonnay relativamente al solo Oltrepoggio, perché invece il Sinope Chardonnay è solamente acciaio, fermentazione in acciaio. L'unico che fermenta anche in barrique è l'Oltrepoggio, quindi c'è anche questa parte qui di fermentazione proprio in barrique. Gli altri due invece fanno soltanto affinamento. Anche un po' del Sangiovese che va nella riserva, anche quello passa in barrique, però ovviamente parliamo già di un Sangiovese particolarmente strutturato, con una carica di polifenoli importante, quindi diciamo più adatto forse a resistere alla barrique piuttosto che invece alla botte grande, e magari anche per velocizzare un minimo la sua evoluzione, che sennò sarebbe piuttosto lenta. Comunque sono tutti figli della Rufina, questo territorio molto particolare, no? Grande escursioni termiche, come dicevamo prima, anche sono tutti vini che
presentano una bella freschezza, anche un bellissimo potenziale di invecchiamento, soprattutto su alcuni di questi prodotti, per la sua carica acida, per un tannino comunque abbastanza presente nel Sangiovese. Sì, esatto. Direi che se dobbiamo definire i vini della Rufina con poche parole, userei senz'altro l'aspetto dell'eleganza, della finezza dovuta appunto, come dicevi te, a un bel equilibrio fra un tannino affilato, molto austero, e una bella acidità che tiene il vino molto vivo. Mm-hmm. Questo equilibrio importante fra questi due aspetti rende il vino elegante e piacevole, e al tempo stesso ovviamente la grande attitudine all'invecchiamento, dovuta in sostanza agli stessi motivi, insomma, ecco, che ne fanno da parte più elegante, e dall'altra una grande capacità di invecchiamento. Abbiamo dei vini in cantina degli anni 60-70, non tutte le vendemmie ovviamente hanno resistito alla stessa maniera, ma ci sono alcune sorprese interessanti. Cesare, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, spero sia stata piacevole per i nostri ascoltatori come è stata per me. Ci vediamo presto in azienda. Oggi è 25 giugno 2020, siete aperti per le degustazioni previo appuntamento, giusto? Quindi posso... Esattamente, esattamente. In barba al Covid facciamo degustazioni all'aperto, con tavoli ampi e quindi con tutto il distanziamento previsto. Ci siamo organizzati appunto per poter ricevere gli appassionati del vino, saranno soprattutto italiani, e questa è una parte che mi fa piacere perché tanti italiani, ma anche toscani, non conoscono tante piccole zone della nostra splendida regione, e soprattutto la zona della Rufina, che è un po' più arroccata in alte montagne, quasi montagne, e quindi meno frequentata come passaggio del traffico principale fra Firenze, Siena, eccetera, però sicuramente degna di essere scoperta. Quindi grazie a te, Marco, grazie ai tutti i tuoi follower lettori vari grazie a tutto il gruppo Slow Wine, che ci manda sempre gente interessata e appassionata di vino, che sono quelli per i quali noi vale la pena di produrre, se no faremo altro. Benissimo, buona giornata, Cesare. Grazie anche a te, Marco. A presto.